Bentornati sul canale di Axios00, bentornati a un nuovo episodio di Super Cani Magic Zero. Sto registrando di fila il precedente episodio, quindi se mi avete lasciato qualche commento, qualche suggerimento, ancora non ho potuto leggerlo. Confido in voi per capirci qualcosa, anche se per ora stavo andando, dai, se non altro. Qui c'è una porta che è chiusa evidentemente, perciò c'è una I a sinistra, cosa significa? Ah, sono i cartelli lei sulla mappa, ok, stiamo imparando cose. Prof. Dolce Carb Ciambella, trasfigurazione di zuccheri, degli zuccheri, disponibile dalle 15.43 alle 15.45, 2 minuti. Poi, ciao e arrivederci, va bene, d'accordo? Ecco. Sapete che non ho letto cos'era? So solo che abbiamo consumato... Ma cosa ho appena fatto? Lo sto premendo! Ci sto per rimanere, ragazzi. Allora, buoni, calme, sangue freddo. Allora, evidentemente non li posso da magnà. Trovo una botta di zuccheri clamorosa questa, quindi. Però posso magari lanciarla in testa a qualcuno, forse. Magari forse è meglio se la lascio lì. Cioè, è clamorosa questa cosa. Ma che era? Cos'era esattamente? Giusto per capirlo. Merendine della pasticceria lavica. Sono stato disintegrato. Pasticceria lavica. Gli unici dolci industriali di lava realizzati interamente macchinamente. Assaggi gratuiti presso lo spaccio della fabbrica ogni frovedì mattina dalle 7.30 alle 11.21, soltanto ad una mappa di distanza a sud-est del villaggio. Bene, io nel frattempo ho perso praticamente tutta la vita che avevo. Siamo a 19 e questa cosa lavica, col cavolo che la rimangio. Guida, Suchable Planet a Watf, un segnalibro firmato Panino con la marmellata indica questo passaggio. Panino con la marmellata, perché? Tra i molti posti che meritano di essere visitati su Watf, minestrone ha sicuramente l'odore più distintivo. Broccoli, spinaci e rape bolliti. Figuratevi voi che olezzo, O de fogne, a tutti i sensi, malgrado questa è una destinazione turistica molto rinomata per il suo bellissimo lago e la sua vicinanza alla foresta a caso, con i suoi boschi di carote fruscianti in continuo spostamento. Minestrone si trova a solo alcuni passi dall'Accademia di Pop Tarts, che può essere facilmente raggiunta tramite un portale della dimensione dei cavalli. Ah, va bene, d'accordo, ok. L'abbiamo capito. Questo almeno siamo vivi, siamo riusciti ad arrivare fin qui. Che c'era scritto? Prof, incredibile delizio, panino con la marmellata. Appello di Macarena avanzata. 15 ottobre alle 9. Dai, è geniale, tutto ciò è geniale. Professor Sever Licca Licca, pozioni buone da bere. Vietato l'ingresso agli studenti. Magari funziona? Magari anche no, ci ho provato, se non altro esplode. Abbiamo fatto un critico da 3, eh. Allora, in via del tutto teorica potrei arrivare a distruggerlo, perché vedete, la barra tra 3 ore e mezzo dovrebbe finire. Ma anche no, non ce la faccio ad aspettare tutto questo tempo. Bellissimo però, magari c'è un qualcosa... No, non c'è niente che ci dica che cosa è successo esattamente. Era interessante però saperlo. Scusi, lei chi è? Studentessa. Questa è una studentessa. Fetta di pane la chiamiamo. Immagino che ciò abbia senso soltanto se si conosce un po' di magia. Il cane più la torta che diventa. Immagino che ciò abbia senso soltanto se si conosce un po' di magia. L'abbiamo capito. Pensavo che mi dicessi qualche altra cosa, obiettivamente. Qui non vedo nient'altro. Quindi andiamo avanti. Museo di Pop Tarts. Ma non ci posso entrare, credo. Questo da capire bene cosa bisogna fare esattamente, eh. Ma ci sono delle vie alternative dove poter andare qui dentro? Effettivamente credo di poter andare verso destra, perché io ho preso la parte sinistra, ma magari si poteva andare anche di qua. Esatto. Era importante scoprirlo. Dici chi sei? Studente. Wow, viviamo davvero in un'epoca emozionante. Professor Vecchiuomo, fondatore del corso di Banana Rang. Bene, Vecchiuomo. Bellissimo. Dove sto andando qui io però? Archivio sotterraneo di Pop Tarts. Eccolo, l'archivio per andare a prendere il vecchio. Ok, benissimo, ci possiamo andare allora. A di là che c'era? Lasciamole stare. No, no, lasciamole stare, andiamo avanti. Tanto ci dobbiamo ritornare qui, presumo. Quindi, cuocendo una patata.
Quando è finito fammi sapere. Con la foglia marrone magica diventerete un orsetto lavatore che può volare in un altro gioco. Questo era Super Mario Bros. 3. Me l'avevate anche scritto nei commenti, mi sa, del primo episodio, una cosa del genere. Credo, eh. Occhio e croce. Ok, momento serietà. La pizza è una cosa meravigliosa. 90 minuti di applausi. Bene così. Allora, procediamo e... attendiamo la fine di questo caricamento per scoprire un po' dove andiamo a parare in questa nuova mappa. Che io tutte le volte che smetto di parlare ha finito il caricamento. Io sempre così, sempre a finire. Ma ti posso mangiare? Sapete cosa? Vedo che mi ha rimesso la vita. Ovviamente io ci ho perso tutto, ma mi aveva rimesso vita. E questa la posso portare con me? Tipo, che è questo? No, che è quel coso? Presumo sia da lasciare qui. Da qualche parte si è aperta una porta. Ok. E se questo lo sbatto contro un muro? Oh, cibo. No! Non te. Non volevo mangiare la lanterna. Volevo mangiare la carota. Dannazione. Cos'è questo affare? Cibo. Grazie. Perché il gioco sa con chi ha a che fare, no? Quindi dice, vabbè, tanto so già che tu perderai 30 quintali di cibo, di energia, di vita, o come lo volete chiamare, quindi ti ridò io tutto quanto, almeno fai con calma, con comodo, non ci sono problemi, eccetera. Quante lanternine avete messo? Quante lampade a olio? Fatto veramente, veramente bene, wow. Fantastico, è utile, quindi è comodo. Questa la lascerei anche qui io. Vedo che qui manca un pezzo. Ma se io ci metto tipo la lanterna? Questo mi ricorda tanto The Legend of Zelda Breath of the Wild. Con queste cose. No, ci ho provato, ragazzi. Magari funzionava, che ne so. Qui invece dove andiamo? Qui ci sono pezzi rotti, no? Dove andiamo a finire da questa parte? Beh, procediamo in teoria. What? Che cos'è? Note di viaggio di JT Biscotto. Minuto 4. Dopo 4 minuti era già andato, mi sa. Ho deciso di tenere un diario e di strapparne le pagine e di seminarle in giro, perché sono scemo. Mi domando dove abbiano spostato l'archivio con i libri sulle crostate. Con tutto questo buio non si vede nulla. È meglio che mi porti dietro una di queste lanterne. Sì, effettivamente sì, però prima c'è il barilotto, che magari contiene una pozione, che mi fa vedere forse anche al buio qualcosa di simile. Ma questo... No, aspetta. Non lo so, mi pareva una cosa intelligente. Quella è una lampolla, no. No, no, fermo, fermo. Esci di qui. Volevo solo leggere il resto. Il barile. Non andremo mai più via da questa stanza se continuo così. Non so cosa ho mangiato, ma funziona. Cos'è sto posto? Archivio libri sulle crostate. Ah, è questo allora. No, guarda, io volevo questa. Da qualche parte si è aperta una porta. Questa di sotto. Ottimo. Non mi sembra ci sia nient'altro qui in giro. Pare almeno. Diciamo che è uno shortcut. Diciamo così, va. Che è meglio. Ma queste sono rupie. Queste sono rupie. Le rupie verdi di Zelda, dai. Ma sono quelle. Questa è una scatola di latte, posso... Ok, perfetto. Ho mangiato la scatola, non è esattamente la cosa migliore da fare, ma l'ho fatto. Guarda, tu stai qui un attimo. Fai il tuo lavoro! Dimmi che esplodi! Ci ho provato, ragazzi, ho detto magari esplode. Mamma mia, che botte. Devo stare attento, perché mi sa che se... Ho paura di ste pozze verdi, io, sapete? No. In teoria non succede niente. Questo però è un oggetto. Persino quello. Allora, intanto mangiamo un po'. Poi andiamo a vedere che cosa abbiamo preso di oggetti, perché sono molto curioso. Allora, abbiamo preso la felpa da mago astrale. Ego più 15, difesa arcobaleno più 3. Attenzione, il cappuccio non offre alcuna protezione dal vuoto siderale. Beh, la divisa da poliziotto però era veramente... Era molto meglio. Tremendamente meglio. Invece abbiamo l'armatura carina. Attacco più 10, ego più 10, difesa fisica, fisica più 6. Moe 2, non so che cosa sia, ma va bene. Comoda e graziosa, questa armatura è favolosa. E allora io prenderei questa al posto della divisa da poliziotto, dai. Ma anche sì,
Qui c'è una pagina, attenzione, il diario, leggiamo. Note il viaggio JT Biscotto, minuto 6, 2 minuti dopo. Ottimo. Penso che lancerò in giro le pagine del diario. Odio la natura e la raccolta differenziata. In ogni caso, non si fanno ste cose. In ogni caso, ancora niente libri sulle crostate. Forse oltre questa stanza troverò quello che cerco. Devo ricordarmi di portare con me la chiave cerchio giallo. Per fortuna questo piedistallo magico è in grado di rigenerarla nel caso la rompessi. Ah, quindi devo portarla con me a quanto pare. No, è una scatola di latte, ok. No, no, calma, calma. Calma e sangue freddo. Ciao belli. Ok, perfetto, mamma mia che botta. Oh, qui è un succo di frutta al mirtillo, credo, qualcosa del genere. Per ora... Ah, c'è anche il distributore di lanterne, guarda lì che figata. Stupendo. Però perché quella è chiusa, è spenta? Scusate, eh. Mica per nulla, ma perché questa dovrebbe essere spenta? C'è da accenderla in qualche modo? Mmm. Quella mi puzza un po'. C'è qualquadra che non cosa, in quella lanterna. Intanto... Che schifo! Ragno! Aspetta! Ma questi... No, che sono? Pipistrellozzi! Ma sono pipistrellacci, sti qui! E io ti butto addosso al tuo amico! Ce l'avessi fatta a prenderlo, magari sarebbe anche una cosa buona! Però, grandi così... E ciao, forse? No, perché... Perché no? Perché giusto così? Ma vuoi rimanerci? Lo sto lisciando in maniera clamorosa. Sono tremendi sti tizi, eh. Sono veramente tremendi. Allora, intanto questi li mangiamo, così non ci riprendiamo un po' di cibo. Qui una bella castagna, un'altra castagna, una balanozza e siamo a posto. La chiave, eccola qua. Dove dovemo dannà qui? Sarà lì nel centro, forse? No, ma di solito c'è il simbolo dove bisogna appoggiare le chiavi, quindi presumo di no. Che è sto posto? Qui c'è una borsa. Sapete cosa? Non si vedono bene gli oggetti quando si lanciano verso il basso. Quindi questo potrebbe essere un problema perché si perdono. Però comunque ok, ci sono dei fumetti su questa scatola della pizza. Persone normali, stagione 2, episodio 1. John e Johnny sono due fratelli normali che vivono una felice esistenza normale. Ma alle nozze di Johnny avviene uno scandalo. La futura moglie di Johnny è in realtà Zenna, moglie di John. Attenzione, scandalo. Scampia un litigio che finisce male perché John usa la sua vista a raggi gamma per eliminare Johnny. Proprio in quel momento arriva Joe, il figlio segreto di Johnny e Zenna. Perché io devo leggere cose del genere? Per quale oscura ragione ve le fate leggere? Allora, questo è un altro fumetto? Sì? Il manuale dell'avventuriero del cavalier Muccane, volume 2. Come combattere contro gente che schiva un sacco. Ah, esplosivi! Sembra una stupidata, ma non ci avevo pensato. What? Che? Ma... Chi è sta cosa? Ok! Ha appena funzionato, ma giusto un pelo. Mamma mia, bellissimo. Ma se io ti lascio qui, tipo? Non credo succederà niente. E se premo questo, bisogna dare un po' a tentativi. Questo meccanismo è rotto. Che sfiga. Qui c'è un altro però di meccanismo. Tra l'altro lassù in alto a destra non so. No, no. No. Bah! È un prosciutto quello. Bellissimo. Da qualche parte si è aperta una porta. Calcolando che... Dov'è che si è aperta la porta? Ah, questa porta? No, fermi un attimo! Che figata! Ciao, belli! Mamma mia! Il degenero con questa abilità! Credo che abbiamo preso una delle abilità forse migliori che potevamo prendere per uno che ha le prime armi col gioco. No, uno avanzato magari no, ma... Dai, 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 dai! Coso qualcosa! Fidati! Che va tutto male! Dannazione, la più umana! Ciao! Granti! Mamma mia! Fenomenale! Questi combattimenti mi piacciono. Mi fanno divertire veramente un sacco. Poi tra l'altro sono belli tosti, belli frenetici. Una figata assurda. L'ho vista, di là la pagina. È che volevo andare un attimo in giro a vedere se... C'è una pagina anche lì, per la verità.
Just a moment. Eccolo qua. Ok, perfetto. Volevo togliermi di mezzo questa. Almeno ora possiamo girellare un po' come ci pare e piace, se non altro. Riesco a fare cose, il che è positivissimo. Ma se io ti lancio nel nulla? Se ne frega altamente lui, proprio. Dannazione. Venite qui! Ah, me lo dicono loro tra 3 secondi, perché ci sto per rimanere. Chi è questo? Non lo so, ma glielo lancio addosso. Vai! No! Stavo per volare di sotto! Ho ripreso quell'oggetto! Granti, tolto di mezzo. Allora, leggiamo un po' questo affare. Notte di viaggio, agente biscotto, minuto 11. Siamo andati avanti, è parecchio. Perché sto scrivendo questo diario di viaggio? Mi fa perdere un sacco di tempo. Comunque, ovviamente, ho perso la chiave teschio. Chiave teschio? Non ho voglia di andarla a prendere nella sala in fondo al corridoio. Mi farò una nuotata nei liquami tossici. Mi sembra la cosa più giusta da fare, guarda, proprio intelligentissima. Allora, calma e sangue freddo. Qui c'eravamo stati. E tra l'altro lì c'è un pezzo di prosciutto che mi può servire al momento, perché siamo messi un po' malino con la vita. Quindi tutti questi oggettini mi servono. Ma il pollo, io non riesco mai a mangiarlo. Rimane sempre incastrato da qualche parte. Perché sta cosa? È traumatica. C'era qualcos'altro qui magari? No? Ok. Just a moment. Calma. Se vado verso... Ah, era un muro, si cadeva giù. Ah, sapete che non ci avevo fatto caso. Sono sceso tranquillo e rilassato. Benissimo, c'era da leggere questo. Note di viaggio, giorno 4. Mi sono perso e ho vagato per 4 giorni. Ma dove le nascondono queste chiavi? Devo ricordarmi di lamentarmi col bidello. Epicità allo stato puro. Allora, io devo oltrepassare, direi, quella... questa parte qui. Dovrebbe essere rimasto questo e basta, no? Da fare. Almeno siamo tranquilli. Questo che cos'è? Si rompe. E ho preso roba che non è da indossare. Quindi non so che cosa sia. Vedo una rupia lì, ma... Ah, la chiave triangolo. Dove potrei... Wow! Che è sta schifezza? No, 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 mi sembra di essere un attimo messo male. Tipo ora ancora peggio. Vai così. Vai furfur burcoso. Mamma mia. Il degenero. Smangia vacche. No, volevo mangiare. Questo lanciaglielo. L'avessi preso, anche per sbaglio. Quanto ho? 110? Sono messo malino? O sbaglio? Grandi così, perfetto. Questo lo posso togliere di mezzo con calma e per piacere. Allora, vai. Mi ha solo ridato 2 nemici. Maledetti, marrani, che non siete altro. 65, ale occhio. Ale occhio. Quell'affare verde rallenta. Abbiamo scoperto che cosa fa quell'affare verde. Rallenta. Questo potrebbe essere un problema a lungo andare. Mentre, qui c'era la chiave che avevamo visto anche da sotto. Ok, ma prendessi qualcuno io quando uso questo? Ma anche solo per dire! La lattina, vieni qua! No, questa no, Ale, non la mangiare. Fermo, stavo per mangiarla. Tutto ciò era un problema. Da qualche parte si è aperta una porta che è quella lì accanto. Ma quello è un bagno. Ma è un bagno. Ma ci posso andare? No, si va nel liquame. Più che altro c'è una transenna in giù. C'è la fregatura? Non me la state raccontando giusta, vero? Che c'è una fregatura? Ragazzi, devo da magnà. Dobbiamo da magnà di tutto, perché siamo a fine vita. Quindi lo sapevo che era una tortolovica. Dannazione. Allora, l'ho riconosciuta dopo. Non pensavo ci fossero le torte. Avevo visto la ciambella ma non la torta. Quello è il problema. Ok, ah, c'è un affare qui nel centro. Che cos'è? Perché io dovrei prendere quell'esplosivo mega gigante iper supersonico? Invento nomi a caso, già che ci siamo. Allora, se lo tolgo va via il ponte. Mentre l'altra chiave la dovevo inserire. Qui c'è il cerchio.
prima facciamoci quella stanza, poi ho capito quello che devo fare. Dovrei poggiarla qui. Esatto, la porta che si è aperta è questa. Che cos'è? Ma che... Me lo fate, ma... Ti magno, cornetto. Che cos'era? Che cosa ho preso? Un fez, che cos'è? Cappello da mercante, indossato da un bizzarro in persona nell'anno dell'antilope, quando vinse il campionato mondiale di contrattacco. Vita più 5, sciami extra 2, difesa fisica 3. Quello che ho, attacco più 10, visita... No, è troppo meglio quello che... No, abbiamo qualcosa di troppo meglio al momento, non ne vale la pena. Questo era in pratica un posto segreto a tutti gli effetti, giusto? Perché vedo che ci sono oggetti di tutti i tipi, quindi... Ma anche sì. Bene, perché... Bene averlo fatto adesso, perché come potete vedere ci si è ripresi tutta l'energia e questo è comodissimo. Allora, quello che devo fare io ora è prendere la chiave. Se sentite rumori è il mio cane, non ci fate caso. Devo prendere la chiave, poi andare a metterla qui sopra al piedistallo. Esatto, il ponte viene su. Andare a prendere la chiave circolare, quella che avevamo prima, che dovrebbe essere qui esattamente. No, non tu, tu. Che mi fa andare via quel ponte. Ma grazie alla chiave triangolare possiamo passare lì sopra. Ah, grandi così. Che bello quando le cose funzionano per sbaglio. Ma funzionano, l'importante è questo. Saliamo e la poggiamo qui. Il che mi fa aprire un'altra porta. Aia. Ok. Che cos'è? Non lo so, ho mangiato roba. Non lo so perché questa musichetta mi ricorda tanto i vecchi videogiochi. Venite qui, venite. Marrani, vi sistemo io. Ah, grandi così. Che è questo? Che è esattamente sto coso? Credo un... Oh, wow. Ecco a che cosa servivano. È esplosivo. Vai qui. Preso, preso. Vieni. No, sono andato a vuoto. Dai che c'è un altro esplosivo. Dai qua. Yes, grande. Wow. Anche meno. Mannazione, hanno evitato tutto. C'è un piede però e so come usarlo. Ma anche no, forse. Ci riprovo. Mamma mia, sono tremendi questi, eh. È che ho usato tutti gli esplosivi e mi sono rimasti i miei. Grandi. Vieni qui. Tolti di mezzo entrambi. C'è l'ultimo? No. Abbiamo fatta! C'era un esplosivo là, dannazione, me lo son perso! Che c'è nello scrigno? Mi sembrava la stella di Super Mario, vi giuro, qualcosa del genere. Ero altamente interessato a capire che cosa ne veniva fuori. Obiettivamente niente, quindi procediamo. C'è una leva. Ah no, l'oggetto, che ho preso? Il frizzante gambale carino. Le cromature aggressive e i fiocchetti rossi ti donano molto. 10-10, 6-5. 20-6-5. Però questo mi dà più ego. Un po' meno attacco, ma più ego. Prendiamo questo, dai. Che non so che faccia l'ego, ma va bene. Premi X. Che devo fare? Perché premi X? Hai punti da spandere nelle credenze? Ah! Mica ci avevo fatto caso. Ho livello combattivo più 100? E posso davvero prenderlo? Tutti e due. Però questi mi portano a un attacco più 50. E questo è un ego più 50. No, andiamo sotto. Sì. No, va bene così. Allora, livello combattivo più 100 è tanta roba che non so perché dovrei interessarmi all'aumento del livello combattivo, perché non è l'attacco il livello combattivo. Quindi... Parco Nevola. Tenere chiusa la porta. Non c'è la porta. Non c'è la porta. Aspettando un po'. Allora, per questo episodio di Super Cane Magic Zero ci salutiamo qui. Pro tip, premi B per rompere, B non A. Se vuoi premere A, premi A, altrimenti premi B. Scusate, mi sto morendo veramente da ridere io. È qualcosa di esilarante tutto ciò.
Non saprei come altro dirlo. Comunque, dicevo, visto che siamo passati in un'altra zona, ed è una nuova zona completamente questa, tra l'altro premi X, diario della questa giornata, leggiamoci questa allora prima di salutarci. Si spera che il professor Biscotto sia da qualche parte nel parco Nevola. Cerco! Bene! Benissimo! Dicevo, ci salutiamo più per questo episodio di Supercane Magic Zero. Mi sto intrecciando tremendamente a forza di leggere queste cose. Io vi ricordo, se vi va, di condividere questi video sui vostri social, di lasciare un bel like al video se il video vi è piaciuto. E noi ci vediamo alla prossima con la ricerca del professor Biscotto. Ciao! A cipigna!